Siamo tornati. Nuovo episodio di Resident Evil Village, sempre su PS5. E vediamo. Allora, premessa: abbiamo fatto a telecamere spente una ripulitura del villaggio. Tanto qua ci sono tutte le varie casate. Mi sono reso conto adesso. Fatte. Ci sta lei. Qui che cosa? Non si capisce. Poi c'è la sposa bambina qui e Heisenberg. Vabbè, dunque, dicevo, abbiamo ripulito un po' il villaggio di animali che alla fine andavano eliminati perché davano della carne che dovrà essere venduta a due cannelloni, ovviamente, e i pozzi in cui c'erano essenzialmente delle cretinate. E quindi possiamo ripartire andando verso la casa col camino rosso. Cretinate che intendi? Munizioni... Ah. Per il fucile e un'altra cosa erano, vabbè, comunque cose di poco conto, niente di, non c'erano potenziamenti, non c'erano cose. Quindi, allora, per andare al camino ho capito che si va di qua, ecco. L'unica cosa buona che ho capito mentre facevo a telecamere spette è questa. Qui c'ha la corrente abusiva, vedi? Si è attaccato. Possiamo cominciare così. Per una volta. Sacrificate due capre a Madre Miranda. Offerta lana a Madre Miranda. Mi ha dato un elenco di farmaci e strumenti incaricandomi di procurarle tutte nei prossimi giorni. A cosa le serviranno? Nessun messaggio da Madre Miranda. Il bestiame è sempre più agitato. Ho ricevuto l'ordine di consegnare tutto alla chiesa nella caverna all'alba, ma quello che ho visto lì è stato spaventoso. I quattro signori erano lì. Madre Miranda aveva il braccio una bambina, ha sussurrato qualcosa e l'ha toccata. Non so come spiegarlo, ma la bambina si è trasformata in una sorta di cristallo bianco. E poi non ho potuto evitare di chiederle perché facesse una cosa del genere. Madre Miranda mi ha sorriso e ha detto: questa è la bambina prescelta. Qualunque cosa le accada, potrà tornare alle sue sembianze originali. Dopodiché ha consegnato a ogni signore un pezzo di cristallo in un flacone. Sono andati tutti via. Ho dimenticato di inchinarmi a Madre Miranda prima di andare via. Sto ancora tremando. Che cosa ho fatto? Chi era quella bambina? Ma non sarà la figlia nostra? Certo. Ah, ecco. Chi può essere? No, magari ce ne saranno state altre. Quindi manca il cuore, diciamo. Che già abbiamo. Perché non la prende? Non lo so. Ah, è combinata. Poi mandava girata. Beh, per capire. Meglio tornare dal duca. Vabbè. Munizioni, è quello che avevo spiegato prima. Preso tutto? Sì. Prepariamoci perché fuori mo ci sarà l'inferno. Allora, duca è di qua. Abbiamo tanto da vendergli l'impossibile. Come è andata? Hai scoperto qualcosa? Ho trovato questo. Ora mantieni la parola e dimmi che devo fare. Non ti agitare. Prima usa quella chiave e trova tutti i flaconi che contengono le parti di Rose. E dove sono gli altri? In totale sono 4. Uno è già tuo, il resto è nelle mani degli altri signori. Signori. Madre Miranda è la fredda e spietata sovrana del villaggio. Al suo servizio ci sono i 4 signori. Hai già incontrato la prima, Lady Dimitrescu. La seconda vive in una valle nebbiosa, la creatrice di bambole Donna Beneviento. Nessuno è mai riuscito a fare ritorno dalla sua oscura e antica dimora. Il terzo è Moro, un abominevole essere deforme che vive nel bacino idrico oltre i mulini. Gira la voce che non sia lui l'unico mostro ad abitare quelle acque.
L'ultimo, nonché il più pericoloso, è Heisenberg. Lavora in una fabbrica ai confini del villaggio. A cosa lavora? Io li chiamerei abomini che vanno oltre l'umana immaginazione. Azzo! Capirai. Bello! Ma è un incubo! Bene! Se hai veramente intenzione di salvare tua figlia, devi recuperare i 4 flaconi. Voglio farti un grande favore. Ho segnato sulla mappa le posizioni dei signori. Nel villaggio si nascondono molti tesori. Sono certo che ti sarebbero estremamente utili. Perché fai questo? Beh, fa parte del nostro esclusivo servizio di assistenza clienti. Ti prego di tornare qui al più presto. Allora. Come desideri. Ma certo, intanto ci sei tu. Trova degli ingredienti di alta qualità e portameli. No, vabbè. E cosa... Il pollo, la carne, pesce... Ah, la salute aumenta permanentemente! Poi cambia in base di molto. Infatti! Intanto ricevuto in guardia viene ridotto di molto. Allora, in possesso... La cucina del duca. Vabbè, tutta sta roba, pesce alle erbe, mi manca il pesce. Vedi, potevamo sparare pesce, a saperlo. Ma quale pesce? Quando stavamo in acqua, ti ricordi? Ti eri spaventata. Ah, ecco perché c'era. Vabbè, tanto mo andiamo in giro. Sono grande. Questo si vende, di grande valore. Ala cristallizzata. Questo funziona meglio se si uniscono. Pollo, carne, grimaldello. Ok, resto. Va bene. Vendi tutto. Potenziamenti. Allora. E 30.000? Se. Quindi. Non so. Intanto. La pompa è la cosa più utile del mondo. Quindi lo potenzierei ancora, se sei d'accordo. Sì, direi di sì. Capacità, bastano questi. Livello di 10.000? Rimarremo con 10, che altro serve? Le no, pozioni? No, in realtà siamo a posto. Talmente... Giusto una pozione, ma con 10.000? Ho delle novità in vendita. Questo ce l'abbiamo già. Stabilizza la mira, non ci frega niente, questo non ci frega niente. Quindi lo zaino sta al massimo, non c'è più. Eh sì. Le pozioni, no, là vai col potenziamento. Guarda. Ah... No, la ricarica semmai. Beh, con vero piacere. Okay. Non vada. Per ora mi lascerai questo. Grazie per il tuo supporto. Quindi non. Prega. Gli altri medikit non ci servono. Non c'era. Non si poteva comprare più niente. Come? Oh. Chiave 4 ali. Questa che non va bene qui, sulla porta c'è una sorta di feto circondato da 4 ali. Ah, manca il feto. Quindi... Scusa, intanto andiamo a vedere questi baule. Ponte levatoio, calice incompleto. Quindi di qua posso andarci però. 4 ali. Ma i bauli ci vediamo a telecamere spente tanto. Sono oggetti e basta. Però la serie dura 20.000 episodi. Ah, stiamo a Benevento. Dici la donna del Benevento. Che è quello lì, no? Ma quelle appese cosa sono? Bambole. Magari in fondo c'era qualcosa. No, qua è chiuso. Appunto, c'era qualcosa di risorsa. Qua semmai che c'è qualcosa di risorsa, se là si può continuare.
questa è dove eri prima? No. Sì. È tutto un labirinto. Ethan. Cosa? Ethan, vieni con me. Ho qualcosa da dirti. Mia, che cosa succede? Rosa sembra diversa. Ethan, devi salvarla. Che sta succedendo? Mi abbandonano tutti. Anche Rosa. Non voglio restare sola. No, non è vero. Mamma mia. A Beneviendo. 87-96. Sto impazzendo. Ah, rinuncia ai tuoi ricordi. La foto. Succedendo con un po' facilotti gli enigmi, eh? Fatte. Si è mangiata la foto tipo banco ma trotto. Sono più solo? Ah! Vieni con me, Ethan! Allora... Casa Benevianda. Benevianda. Buongiorno. Carina dentro la casa, eh? Aspetta a dirlo. Sembra una casa in montagna. Cos'è quello per terra? Una scarpa. Poi si interagisce con nulla. Sembra tipo la casa delle bambole. Infatti.
Vabbè, tocca tornare indietro. Oh no, scusa. Qua è per... è da dove siamo venuti noi, no? No. No. Però lì dice che la stanza era rossa, ma non si entra. Le scale. Allora. Piano di sopra. Quantomeno è un posto piccolo. Infatti. Non è tipo il castello della Dimitrescu che uno ci mette 26 anni a vederlo tutto. C'è qualcosa nell'armadietto qui? No. No. È tipo la casa è più inutile di sempre, non c'è nulla. Che Rompi un po' bella qua? foto. Yeah. No. Niente, dobbiamo andare in quella... In quella... Quell'altro ascensore. Ma aspettavo un luogo un po' più... No? C'è niente di utile poi. È l'unico posto, penso, nel gioco in cui non c'è niente. Un museo. Forse è fatto apposta. Boh. Mobili finti, così. Un quadro elettrico. Bene. Sono delle pillole sulla scrivania. Alcaloidi delle piante di montagna. Oh. Qua è chiuso. La pianta nella foto che abbiamo visto prima. Infatti. Dov'è la mia arma? Bene. Po' rincoglionito lui, eh. Devo continuare a dire. Questa bambola è mia. Mancano i pezzi. Ci manca un sacco di roba che non abbiamo. Ci ha privato di tutto. L'hai Tutto. pulito. Comunque, alcaloidi, lui potrebbe essere completamente fatto in questo momento. Gli alcaloidi teoricamente hanno funzione allucinatoria, per cui Ah, ecco. allora. Poi tutte le armi gliele vado.
Non c'è niente, anche volendo. Nulla. E qua è chiusa. Bene. Quindi controllo mia. Ti hai visto? Chiave. Sto tirando, eh. Penso tu debba svitare. È quello che sto facendo, ma... Oh. Tutti e tre chiusi. Apprendilo, però. Non gli serve, se. La spalla... Questo mi serve per il... per la... Vedi un po' l'altra parte. La spalla... Vedi, continua a dirmi... L'altra spalla? Gli occhi. Ok. E... Un falco? Sì. Giralo ancora? Ah, è solo quello. Basta. Questo è... Allora. Ti è piaciuto? L'intuizione? Esaminiamo. 0529 11. Devo capire se qua no, ma ci va quella placca in alto che ci manca. Questo qui e ci manca quello. Puoi metterci no, l'anello, non c'è tempo. Credo che qua sarà molto più breve rispetto al castello della Dimitrescu. Dici? Anche perché senza armi...
Che ci fa qui? La chiave di ricarica. Quasi quasi. Momento tattico di profonda riflessione. Devi girare i rulli sotto. Io con quale logica dovrei... Ci sarà qualcosa intorno, guardiamoci intorno. Che ne sa ci... No. Se va a tentativi allora. Perché hai girato la chiave? Quale puoi muovere? Tutti. Solo quelli al centro? Sì. Ci deve essere una cosa con queste righe. C'è una logica visiva, ma non... Cambia, prova. No, ma tanto finché non... No, ma... Quando attivo... Io penso che le linee che ci sono debbano... Bravissima! Hai trovato il punto! Combaciare. Guarda! Già fatto! Bravissima! Non ci avevo minimamente fatto... Ammazza che occhio! Oh. Non ci hai fatto caso! Tua! Incredibile! Che cazzo non l'hai fatto? No! Penso ecco. Sia così! No, è troppo basso... Sei un genio! Minimamente siamo... ci possiamo fare le sopracciglia finalmente? Ali di gabbiano? Sì, è la cosa che mi è saltata all'occhio. Ma sai, è bello che ho messo pure le lenti quelle. Ora sì che... Possiamo prendere la diapositiva in bocca? Infatti. In da bocca. Facciamo caso a queste cose perché magari c'era qualche indizio anche lì. E occhio di falco sei. No, non era questo. Ma era sì. Sì, giusto. La diapositiva che magari ci darà un altro indizio. Abbia bocca. E lei è il giochino di Rose. Sì. Vedi un po', esamina. Allora, la diapositiva so già dove metterla. Perché mi è saltato all'occhio mentre venivamo un punto dove andava. Dov'è? Nello studio. Qua. Ah, qui appesa, sì. Allora, questo la è... storia praticamente di quello che abbiamo visto. Che cos'è questo? La macchina che loro si sposano. No, allora prima l'anello. Poi lo sposo. Poi questo. Poi l'album sarà? No, prima l'album è l'ultimo. No. Mazza, pure la prima è sbagliata. Che ne sai la prima è sbagliata? Cioè... Immagino che se la prima è giusta mi faccia vedere un pezzo della prima, no? Non penso. No, dici di no. Allora, matrimonio. L'anello. No, prima l'anello, poi matrimonio. Sarà il peluche, forse hanno prima la storia, poi la bambina e poi il pupazzo. No, pupazzo e poi bambina che dorme. No. Prova a cambiare gli ultimi due.
Scusa, ma l'album che era? Che storia? Ah, la storia per la bambina! Ma no, perché mi sono venuti? Dove siamo ora? Ma Penso che la bambina che dorma sia l'ultimo. Ma perché? perché ho una mezza idea. Ah, fa il contrario! Deve essere un senso a tutto questo. Ecco, il Oh, mio amico di Rose in tutto il mondo. Quindi quindi peluche, pupazzo, Rose adora questa favola. Pupazzo, quindi libro, storia. bambina, Pupazzo, storia, bambina. scrigno e anello, Allora. Pupazzo, pupazzo, storia, storia. bambina, scrigno, anello. Ok. Cioè, la soluzione del fianco è terrificante. Sono troppo facili questi enigmi. The Ring? The Ring. Daringa. Ghe. Bene. Forbici per tagliare le bende. Mi sa che là sotto potevi andare comunque, eh? Secondo Dighi? Oh, ma oggi sei. Sei impressionante, sei oggi. Pronto, polizia? Stai Sì? mettendo negli occhi? Ha detto che poi ci richiama Se l'è dopo. messa nell'occhio. Sì? Parla con l'occhio lui. Tanto. Mia. Mia. Mia, di che stai parlando? Ci ha venduti. Mi sta arrivando la polizia, scappa! No, ci serve qualcosa. Dobbiamo trovare sia qualcosa per questa porta che per l'altra. Aiuto! Ah, siamo qui! Cos'è accaduto? È caduto qualcosa? Sì, ma intanto Zacchete che te rizzacchete! taglio. Ah, eccola la placca! Ottone, il Dai! famoso Erminio. Dai, dai. Ma quello che è caduto invece non c'è tanto. Per metterci a disagio. Andava ruotato, no? Già fatto. Mamma mia. Ma che è sto rumore? La culla! Paura, La culla! non ti fa paura. Stranamente no! Mamma mia, tutto questo buio mi terrorizza. Incredibilmente no, sono diventato insensibile in questo periodo. Temo cose più concrete in questo periodo della mia vita. Anzi, sarebbe quasi. Chiave del quadro elettrico. Sarebbe quasi un. Cosa c'era dietro? Aspetta. Vabbè, io vado. Arrivederci. Dov'è che andiamo?
C'era qualcosa lì, c'era qualcosa lì. Ma no, è sempre qua. Se non c'ho armi non può uscire fuori niente. C'è troppo buio. Devi scappare. Devi andare di là. Devi andare dentro al pozzo. La porta. Non è più? Dov'era la porta quella col... Sì, sì, sì. Aiuto! Mamma mia. Che bella cucina! Te dico! No, penso che tu debba andare qui sotto se arriva qualcuno. Non si aggira. Ci gira indietro dei piedi. Dai, però non si vede niente. Dai, adesso sta arrivando. Puoi uscire? T'ho persa, eh? Prego, senso dell'orientamento, non abbandonarmi ora.
Ma abbandonato. Vai, 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 di là, di là. Ma abbandonato. All'ascensore. So giusto? Sì. Te sei sicuro? Vai, sì. Vai, 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 vai. Così è bilò. Ah, è chiusa la porta. Posso aspettare che giri? Apri. Mazza il sorceria, oh. Ma fa fin crea sta angoscia, vero? Eh? Fa fin crea sta angoscia, vero? Mamma mia. Non andare, non te lo permetto. Ah, sei ancora viva? Ti conviene trovarli in fretta, prima che i miei amichetti ti ammazzino. Tic-tac, hai le ore contate ormai. Qui è avvelenato. Hai detto che... Sei tu occhio di falco oggi, quindi trovala tu. Sì. Comunque, il cattivo qui è una burattinaia. Vero? È lei che lo... La vendrelo qua. Sì. La vendrelo qua. La vedi dimmi, no? Eccola. Non potrà stare nella stessa stanza. Eccola. Non andrai mai più via da qui. Stupido idiota. Non si trattano così le bambole. Ma sei sozzeria. Ah! È finita. Mia. Risolverò tutto.
Oh, beh, voglio andare via da qui. Beh, a fine cosa, la chiave è una chiave grossa così che pare in crick sarà, perché attaccaci, attaccaci, attaccaci. E sono due. Allora, cosa ci dice questa fase di gioco appena superata? Che i boss sono quattro, ma Lady Dimitrescu è stata molto lunga. Un intro molto lungo del Heisenberg gioco. Sarà un finale molto lungo. E il prossimo, quello lì deforme, sarà corto, molto corto come questo. Andiamo a vedere cosa c'è nel baule. Ba 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 baule. Ba ba baule. Dove cazzo sarà la sta? Portatemi via da questo cesso di posto! Si esce di qua. Che non è stata male, devo dire. Carino? Cosa? Troppo facili gli enigmi. L'unica cosa, sì, che mi viene da dire è che è tutto troppo imboccato, no? Come enigmi. È tutto... cioè, che cosa faccio? Te giri e la soluzione è lì. Non c'è mai un qualcosa che ti metta veramente in condizione di dover pensare a cosa fare. Di usare un po' il cervello. Mappa, ruota... No. Ma è qui il coso? La scrigna, sì. Tesoro? La mappa, forse? No, no. Vabbè. Lo scopriremo... La bambolina non me la fa mettere? No. No. Non lo so. Vabbè, tanto facciamo sempre tempo a tornare in casa. Allora... qui. Abbiamo tutte le cose come prima? Tutte le armi. Ma ridate tutto! No, vai a fare. Fai che cosa? Non te lo niente. Fa danni e basta. Ma chi è? Boh, uno fuori. Vieni un po' fuori dalle finestre. Fuori, I like it! Vieni, vieni! Vieni! Allora, c'è tante cose da fare, no? Gira che ti rigira, che ti rigira, che ti rigira. Conviene... ah, la testa della bambola. Forse è qui la dobbiamo mettere su. Sì.
Vabbè, in questa parte ci stanno facendo foto di uno strano uccello. In che senso? Domanda credo lecita, no? Abbiamo una palla? No, abbiamo due per adesso. Cos'era? Non so. Chiave del liutaio! Oh my dear liutaio! La signora donna è diventata la figlia adottiva di madre Miranda. In tutti questi anni non sono mai stato così felice. La chi è la signora donna? Fino all'infanzia ha sempre temuto gli altri a causa della cicatrice sul suo volto. Dopo la morte dei suoi genitori si è rinchiusa in casa e l'unica sua interlocutrice è Angie, una bambola che il suo padre ha fabbricato per lei. Quindi la donna era quella che muoveva la bambolina. Sarò per sempre grato a madre Miranda per la sua infinita misericordia. La signora donna sembra felice, forse è frutto della mia immaginazione, ma ho l'impressione che anche Angie, la sua bambola, sia più viva che mai. Oggi è venuta a trovarmi in giardino e ha usato Angie per parlare con me. Abbiamo avuto una conversazione piacevole. Ha detto qualcosa riguardo un potente dono ricevuto da madre Miranda. La signora donna mi ha dato dei fiori gialli e mi ha chiesto di piantarli in giardino. Li ho piantati sulla tomba della signora Claudia. Forse a causa del loro profumo mi sono sentito la testa leggera. Poi ho visto la mia defunta moglie come se fosse un sogno. L'ho raccontato a donna, mi è sembrata emozionata, mi ha chiesto di incontrarla in casa domani. Ha detto che potrò vedere di nuovo mia moglie. Non so come sia possibile, ma è davvero gentile. Vabbè, l'ha squartato. O ci dobbiamo mettere la bambolina o i fiori gialli che magari troviamo fuori. Esatto, esatto. Comunque, signori, io direi che per ora possiamo salutarci qui. Fateci sapere, come sempre, cosa ne pensate. E noi ci vediamo a brevissimo per un nuovo episodio. Ciao.